Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questo nuovo speciale di amici in compagnia di Simone Frazzetta. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie a te. Come va? Tutto bene? Ah sì, tutto bene, si va avanti, nonostante le difficoltà che si hanno, i no che si prendono, si deve andare avanti per forza. Ottimo, ok. Allora Simone, io innanzitutto vorrei sapere come nasce la tua passione per la danza e soprattutto per la musica hip hop. La mia passione, innanzitutto ho iniziato io a vedere Michael Jackson, come penso la maggior parte dei ballerini abbia fatto, ho iniziato tutto a guardare Michael Jackson. Però la mia storia è un po', diciamo, diversa, perché allora io non ho mai ballato, non facevo solo calcio e basket. Poi una sera sono stato era nel 2009, sì, se non ricordo. Sono stato con mio cugino in una discoteca, io ero piccolino, e lui ha iniziato a fare, perché lui faceva hip hop prima di me, ha iniziato a fare qualche passo. E niente, ci ho provato anch'io e mi riusciva bene comunque, nonostante non avessi mai fatto qualche lezione di hip hop. E niente, alla fine ci siamo iscritti insieme, solo che vedevo che già in 2 settimane imparavo in fretta. E niente, quindi io ho continuato, mio cugino ovviamente ha preso tutte le strade. E niente, io ho continuato, è uscita questa passione, non riesco più a non smettere di ballare, ballo ogni 3 secondi, tra parentesi, e niente, ballo perché comunque mi fa stare troppo bene, cioè secondo me è una cura su tutto, soprattutto per come ti senti, se sei triste, quando c'è la musica, anche la qualsiasi musica, perché a me piace ballare su qualsiasi tipo di musica, non solo hip hop, faccio hip hop, sì. Però io, a me piace ballare su tutta la musica. Ho capito. Niente, è nata questa passione così e quindi ho imparato, ho fatto i primi 2 anni e mezzo con un insegnante, poi gli altri 5, perché parlo da 7 anni, gli altri 5 li ho fatti da solo, autodidatta, guardando dei video, facendo pochissimi stage, no? Anzi non facevo stage da questo e niente, e vorrei continuare. Ho capito, ottimo. E senti, ma io ho visto nel tuo curriculum che sei stato a Las Vegas. Ecco, quindi parlaci un pochino di questa tua esperienza all'estero. Delle crew, io ho formato una crew che per me è una famiglia, si chiama Dogma Union Crew e siamo stati molto, diciamo, positivi su in Sicilia, eravamo molto conosciuti anche in Italia e poi ovviamente ora non so come stanno le cose, magari ora riprendiamo, non so, però ovviamente crescendo man mano uno prende strade diverse e niente, abbiamo deciso di fare vari contest. E poi abbiamo partecipato all'Hip Hop International nel 2014 in Italia, siamo arrivati secondi e poi Ottimo. siamo partiti, ci siamo classificati nella qualifica di Las Vegas. E siamo arrivati 18esimi su 77 gruppi, che comunque è una, diciamo, una cosa bellissima. Sì, E niente, è assolutamente. un'esperienza assurda perché comunque già ho fatto 2 esperienze fuori io. Una vincendo a Roma come solista. Sono classificato e sono stato ospite in Canada, già quella cosa è stata anche poco splendida e poi niente, sono stato qui a Las Vegas con la mia famiglia, quindi un'esperienza assolutamente che vorrei rifare subito perché ti cambia, cresci e il pubblico, anche la gente, ti apprezza per quello che fai e per quello che sei, cioè applaude e ti dà un calore allucinante, comunque un'esperienza assurda, lasciando che io amo l'America e volevo nascere americano, però vabbè, dettagli. Ho capito, ottimo. E senti, ora parliamo un po' di amici. Un'esperienza che in qualche modo, ecco, ti ha cambiato forse, visto che sei stato inizialmente scartato, però poi
sei stato proprio fortemente voluto da Emmanuel Lo. Ecco, quindi come ti sentivi? Com'è stata questa esperienza? Ma guarda, all'inizio quando ci sono stati i casting, un po' mi sono illuso, nel senso che piacevo quasi a tutti i professori da quello che si capiva dai casting, dagli step, da ogni step, in due step mi hanno detto che ero il migliore, quindi già io qualche idea me l'ero fatta di entrare nel banco e di prendere quel banco da amici. Poi non so, magari... cosa pensavano davvero, però niente, quando me lo scartano non ho visto più niente, ci sono rimasto troppo 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 male, perché anche la maggior parte del pubblico, perché comunque io ero uno di quelli che doveva entrare secondo me, e niente, mi hanno scartato. Ho apprezzato il fatto, perché questo già di no nella mia vita ne ho avuti, questo è stato uno molto pesante, soprattutto quello dei casting rispetto a quello del serale. Niente, poi quando mi hanno chiamato, sono esploso di gioia, non potevo dire di no e non potevo dire no, ripeto, il prossimo anno ho detto subito ok, parto, prendete subito il primo biglietto. Ci sono andato, niente, mi sono esibito, sono entrato al posto di Lorenzo, è stato brutto perché la maggior parte delle persone pensava che fosse colpa mia, comunque mi è andata contro perché già Lorenzo comunque si era fatto un pubblico. Se vuoi non vuoi... attacca, anche se tu non c'entri niente, attacca l'altro personaggio, perché è così. E niente, un'esperienza splendida che ti fa crescere sia come persona che come ballerino, però è molto pesante mentalmente, perché devi essere molto forte, ma quando le persone comunque tutti siamo sensibili, penso, e quando c'è qualcosa, un minimo di dentro, di ansia, di nervosismo, scoppio a piangere. Infatti, se tu vedi, tutti quanti piangono, però lasciando che si vede il 10% di quello che vedete voi in TV, questo ve lo assicuro, si vede davvero di meno. Ho capito, ottimo. Comunque, un'esperienza bellissima. Sì, posso immaginare. E che progetti hai per il futuro invece? Ma per il futuro ho tanti progetti. Uno intanto è fare tanti spettacoli. Il secondo è vorrei riuscire a farmi ricordare dal pubblico. È una cosa difficile, ma io prendo esempio tipo Michael Jackson. Michael Jackson, nonostante fosse un artista, la gente si aggradi, lui è riuscito a farsi ricordare da tutto il mondo, anche da persone che sono nate... che so, 5 anni fa, un bambino 5 anni fa che non l'ha mai visto, già sa che però, ah mamma guarda Michael Jackson, e si mette il cappellino ad esempio, e già questa cosa è una cosa grandiosa, e niente, voglio riuscire, non dico come Michael perché è impossibile, però riuscire a essere qualcuno, va? Però come progetti vorrei intanto uscire dall'Italia, studiare un po' all'estero, e fare tour con qualche cantante, e niente, fare di tutto con la danza perché è la mia passione, guadagnare davvero il giusto, perché per me comunque, come tanti altri ballerini, diventa poi oltre che una passione un lavoro. Certo. E niente, ovviamente farò altri lavori, non solo il ballerino, questo è ovvio, però sì, ho tanti progetti per la testa, non riesco a elencarti. Ho capito. Ok, e allora guarda, noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera. Figurati, guarda, per noi è stato un piacere poter parlare con te. Crepi, grazie. Ok, ciao Simone, alla prossima. Bene Ciao, alla prossima, ciao. ragazzi, un'altra puntata della nostra fantastica rubrica è giunta al termine. Per me è stato davvero un gran piacere poter parlare con Simone e sicuramente tutta la radio gli augura il meglio. Detto questo, vi porgo i miei più cari saluti. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo, seguiteci su Facebook e anche su Instagram. Io vi aspetto alla prossima puntata, un saluto a tutti voi e ciao ciao!
Thank you.